Il viaggio è iniziato con Billings. Sono atterrato a Billings, in questa cittadina, che effettivamente ho trovato una cittadina un po' deserta, se vogliamo, quindi gigante. La cosa un po' strana era avere questi palazzi, queste comunque strutture molto molto grandi, però la densità di popolazione molto bassa. Ho avuto un impatto anche abbastanza scioccante, che è stata la temperatura. Infatti in quei giorni era appena passata una tormenta di neve, e quindi la temperatura iniziale era di meno 15 gradi. E l'impatto da un autunno italiano, da un autunno ovviamente del Montana, è stato abbastanza scioccante come inizio. Tant'è che ho detto, beh, se questo è l'inizio, non so se riusciremo poi a procedere con le registrazioni. Ubisoft mi ha proposto di sviluppare 3 piatti per il nuovo videogames. Quindi mi ci sono buttato subito, perché volevo capire l'essenza di un paese, come faccio sempre nei miei viaggi, quando vado alla ricerca della cucina, vado alla ricerca di crescere professionalmente. Cerco sempre di addentrarmi e di riuscire a captare e a capire al massimo un luogo. Al mio arrivo in Montana ho scoperto un paese e uno stato, se vogliamo, molto tradizionalista. Ho trovato i veri cowboy, quelli dei fumetti. Ho trovato delle persone semplici e genuine. E questa è la cosa che a livello proprio personale mi ha colpito. E quando si fa questa tipologia anche di cucina, una cucina che come la mia è fatta di espressione, è fondamentale il collegamento umano tra le cose e tra le persone. Quindi cercare sempre, come nelle materie prime, il mio collegamento è la persona umana che le produce. In questo caso, per capire Montana, devi vivere la gente. Cosa ad esempio che mi ha colpito molto sono i loro standard di vita, completamente diversi da quelli nostri. Noi ci alziamo al mattino e facciamo colazione con un cappuccino e un croissant. Loro invece il momento principale di cibo della loro giornata è il breakfast, ovvero la colazione. Quindi un modo di vivere la vita completamente nuovo e diverso. Durante il mio soggiorno ho cercato di svolgere tutte le attività possibili, quindi dalla caccia, dalla pesca, al cavallo, al andare all'interno di un ranch, vivere da cowboy, ma soprattutto entrare in contatto con le persone, avere questo elemento umano. Quindi sono entrato nelle case, ho cucinato all'interno delle case, mi sono appropriato delle cucine altrui, e ho cercato anche di contaminare le mie tradizioni. Abbiamo fatto a casa della mamma, della persona che ci ha ospitato. Lei ha fatto un suo dessert della sua infanzia, o un dessert comunque ogni giorno fa a casa, e io ho portato un dessert della mia tradizione. Quindi ci siamo scambiati nozioni e abbiamo creato questa fusione, che poi ha creato un bellissimo momento di condivisione. L'essere entrati in contatto così diretto è entrare a far parte di una cultura e di una società, o comunque di una comunità. E per me è una cosa fondamentale, una cosa che ho percepito, mi sono sentito parte subito di una comunità. We'll keep our pistols near.
neighbors frail and thin as they disappear. Let the chaos come. Una delle esperienze più belle, se vogliamo, che è anche più legata a quella che è la mia età e la mia visione, è stata a Bozeman, all'interno di un ristorante di un ragazzo giovane che sta un po' rivoluzionando quello che è il modo di vedere la cucina in questo momento. Dal servizio, quindi un servizio molto informale, a cercare di valorizzare le materie prime del territorio. Prima si prendeva la carne in scatola, le cose in scatola, cose molto tipiche americane e molto, molto veloci, molto grasse. Adesso ho trovato una cucina molto leggera, molto, molto delicata, però concentrata nella valorizzazione del territorio. Il momento della caccia è stato un momento molto importante per me, perché era sempre un sogno nel cassetto l'idea di sparare, l'idea di cacciare, che effettivamente è comunque un bisogno umano. La caccia comunque che si fa in montana non è una caccia sparo a qualsiasi cosa che passa, è una caccia ben mirata e ben selezionata. La loro cultura e tutta la presenza degli animali che ci sono comunque in natura fa sì che hanno il dovere di cacciare, ma hanno anche la possibilità di cacciare, per esempio, un cervo all'anno per ogni persona. Questo fa sì che l'ambiente e l'uomo riescano a convivere in maniera armonica. L'esperienza della pesca è stata un'esperienza forse meno forte a livello di impatto, di emozione, perché quando si prende in mano un fucile c'è adrenalina. Nel momento in cui tu sali su una barca e vai su un fiume, inizia un'avventura molto più spiritica, molto più interna. Quindi diventa un dialogo con te stesso quello di essere sopra a un'acqua anche in maniera molto instabile, non sei più tu che comandi. Ok, quindi sono due emozioni completamente diverse. La caccia, dove sei tu che stai comandando un'azione, e la pesca, dove sei tu che devi attendere il momento giusto e devi entrare in contatto con la natura. Una volta tornato in Italia ho iniziato a ragionare, a cercare di comporre questo puzzle di fantastiche esperienze, partendo ovviamente dalla cosa principale, ovvero giocando al videogioco, cercando di capire quale fosse il denominatore comune tra questo viaggio e il collegamento con Far Cry 5. Sono nati tre piatti che rappresentano ognuno degli step di questa esperienza, partendo dal primo, che racchiude, se vogliamo, la cucina, uno dei piatti che ho assaggiato di più e che loro vanno veramente fieri, che è il gravy, ed è un piatto basato da besciamella e da ragù, e mi ha dato l'opportunità ovviamente di incontrare la cultura italiana con la cultura del montano, ovvero la cultura americana. Come ho fatto? Contaminandolo con la pasta, quindi prendendo un pacchero e poi farcendolo con la besciamella e un ragù ovviamente di selvaggina, essendo che in montana appunto ricco di selvaggina, di cervi, di caprioli, ho fatto un ragù di cervo che poi viene gratinato. Il secondo piatto invece parla della natura, del landscape, parla dei luoghi che ho visitato e con cui sono entrato
in contatto, e sono partito da una delle esperienze più diciamo più intense e più profonde che ho avuto, ovvero il pescare. L'ingrediente principale è la trota, e l'altro ingrediente che sostiene, che crea questo connubio, questa armonia del piatto, è il ginepro. Il ginepro che si percepiva in quel momento della pesca in maniera fortissima, ed era proprio presente nelle narici, e mi ricordava un sacco queste anche le nostre tradizioni, questi nostri boschi che abbiamo anche noi nelle mie colline. Il terzo piatto è il piatto che ha il legame più forte con il videogioco. Parte dall'ispirazione principale è la sceneggiatura. La sceneggiatura, che è una sceneggiatura molto forte, un po' cruda, e da questa idea ovviamente è partita un'idea di tartare, di una battuta. L'ingrediente che ho utilizzato è uno degli ingredienti più forti, ovvero il cuore di un vitellone, di Angus, appunto, quindi vitelloni che abbiamo visto e che ho avuto la possibilità anche di dar da mangiare e di accarezzare, collegato con la salsa per eccellenza dei fast food, che ovviamente quando si parla di America si parla di fast food, che è il barbecue. Però un barbecue molto più particolare, un barbecue fatto da me, ed è un barbecue alla barbabietola.